Ciao a tutti, buon lunedì 6 giugno 2022. Come vi ho promesso, sto cercando di andare il più possibile live. Durante il weekend non l'ho fatto, ma durante la settimana ho fatto diversi video e quindi anche adesso inizio la settimana intanto facendo i complimenti a tutti coloro che stanno continuando a fornire tantissimi pronostici vincenti. Io sto veramente avendo tantissima soddisfazione a tutti coloro che seguendo il libro Quote Scommesse Calcio e utilizzando Pronostico Premium stanno facendo cose spettacolari. Colgo l'occasione per fare i complimenti a Klaus82 che fornisce anche i pronostici su Quote Scommesse Calcio. Intanto vi faccio vedere che qui sul sito c'è un'area dedicata ai pronostici degli utenti. Quest'area da oggi è riservata agli utenti registrati, ma la registrazione è gratuita. E c'è Klaus che sta veramente facendo cose pazzesche. Ora naturalmente ho messo un po' di pressione a Klaus, ma a parte gli scherzi, diciamo l'invito è cercate di non essere solo dei guardoni. Adesso ho fatto la registrazione proprio per cercare di stimolare gli utenti a partecipare. Ok, inutile arrivare, copiare e andarsene. Poi qualcuno mi dice, Giulio, perché su Quote Scommesse Calcio non fate più pronostici? Non fate più pronostici inteso come perché non aumentate il numero di pronostici? Allora, Quote Scommesse Calcio ci sono due tipologie di pronostici. I pronostici della redazione, che sono questi articoli che trovate in alto e che trovate poi qui all'interno di Pronostici Calcio Oggi e Pronostici Risultati Esatti, perché sono queste due tipologie. E poi ci sono i pronostici degli utenti. Quindi la redazione fa i pronostici calcio e eventuali risultati esatti, mentre gli utenti stanno all'interno di questi articoli qui, ok? Tipo adesso c'è quello dal 6 al 12 giugno. Questi naturalmente, i pronostici della redazione non possono essere tanti perché sono fatti proprio manualmente, come quelli degli utenti, non possono essere tanti, ce ne sono pochi ogni giorno perché sono fatti proprio individualmente, ci sono persone che studiano il pronostico. Differente è pronostico.it Premium che fornisce decine di pronostici vincenti ogni giorno. Anche ieri mi sembra circa 40 su 60 pronostici vincenti. Quindi l'obiettivo qual è? Quello di stare su pronostico premium tra il 60 e il 100%. Io ricordo sempre che pronostico premium non dovete prenderlo e giocare il pronostico così come lo trovate, ma dovete abbinarlo comunque a un vostro studio. Un vostro studio che vi consiglio di fare seguendo il metodo descritto nel libro Quote Scommesse Calcio. Ora, se noi andiamo qui all'interno di pronostico.it, oltre ai pronostici di ieri, le faccio vedere a colpo d'occhio, dove abbiamo trovato tantissimi pronostici vincenti. Se andiamo pure oggi, ho visto che è partito benissimo, mi sembra che 9 pronostici vincenti su 10, tipo, vediamo un po', Boca Juniors l'1 a 1,80, vincente. Poi c'è Bragantino Under 2,5 a 1,52, vincente. Vado random, comunque sono tutti vincenti questi. Cioè mi sembra 9 su 10. Under 2,5 sempre a 1,52 anche questo. Qui difesa, giustizia, c'è un segno 2 sbagliato. Ah no, allora mi sa due pronostici errati sono. Sono 8 su 10 vincenti. Poi abbiamo, sto andando random, qui c'è un no goal vincente a 1,75 e mi sembra che anche qui c'è un no goal vincente a 1,60. Poi mi sembra che c'era un 2, c'è un 2, un 1 vincente. Eh no, questo è il secondo errore. A questo punto vediamoli tutti, va. Questo è il Midtjylland, c'è l'under 2,5. Ok, no, forse l'ho già visto. O sono tutti 1,52. Allora, questo qui, l'1 a 2,05, vincente. E poi questo vedo che non ci abbiamo cliccato sopra. Un altro no goal, in questo caso 1,34, basso. Però come avete visto la maggior parte delle quote sono alte. Quindi io però vi ricordo sempre, non copiate, ragionate con la vostra testa, abbinate il mio insegnamento all'interno del libro Quote Scommesse Calcio a Pronostico Premium. Ci stiamo divertendo tantissimo, ci divertiamo tutto l'anno, compresa l'estate, perché molti mi dicono, Giulio, non c'è la Serie A, la Serie B, e qual è il problema? Cioè, noi ci abbiamo ragazzi tantissimi, cioè oggi, allora, qui sono 8 pronostici vincenti su 10 con quote alte, neanche medie perché 1,80, 1,60, 1,75, giusto una 1,34 e era bassa. Allora, qui oggi noi abbiamo dato 26 pronostici su 45 partite, quindi
più del 50% di partite pronosticate, oltre ai pronostici lampo, perché i pronostici lampo non rientrano in quelli ufficiali, quindi sono anche di più di 26. Io, ragazzi, continuo a dirvi, pronostico premium è spettacolare. Il palinsesto, come vedete, oggi abbiamo 45 partite, 26 pronostici. E stiamo parlando di un lunedì di giugno. Ok? Avete veramente la possibilità di fare quello che vi pare con pronostico premium. Allora io dico, quelli che sono tristi, che dicono, ah no Giulio, manca la Serie A, adesso 3 mesi senza Serie A. Quello è il tuo problema, perché con pronostico premium e il mio insegnamento potete giocare su qualsiasi campionato. Colgo l'occasione per invitare tutti quanti a mandarmi all'indirizzo che trovate qui, info@quadrascommessecalcio.com, le vostre osservazioni per quanto riguarda la nuova navigazione che abbiamo visto adesso al volo di Quote Scommesse Calcio. Fatemi sapere se va bene. Ho ricevuto già diversi feedback a cui, diciamo, piace molto la nuova organizzazione dei contenuti, però mi piacerebbe avere anche altri feedback. Non stiamo parlando di proposte, semplicemente voglio che mi diate un vostro giudizio sull'attuale navigazione. Questo è tutto, divertiamoci insieme, forza QSC, forza bettingexchange.it e naturalmente pronostico.it.